Un piano di contrasto all'evasione per poter abbassare le tasse, non solo il rilancio del Mezzogiorno e investimenti nell'innovazione e nella sostenibilità ambientale. Sono le misure che Giuseppe Conte ha presentato ai sindacati ricevuti oggi a Palazzo Chigi. Il Premier ha parlato anche di potenziamento delle misure di sicurezza sul lavoro, di riduzione del cuneo fiscale e sostegno ai redditi familiari. Il leader della CGIL, Maurizio Landini, parla di confronto vero, ma avverte le risorse indicate dal governo finora sono insufficienti. Il Premier Giuseppe Conte è al centro di una spy story internazionale. Il procuratore americano William Barr prosegue la sua controinchiesta sul Russiagate, mentre Salvini e Renzi chiedono al Presidente del Consiglio di riferire al Copasir. Al centro della vicenda è il ruolo dell'intelligence italiana in quella che la Casa Bianca considera una cospirazione contro Trump. Intanto anche il Movimento 5 Stelle mette pressione a Conte e chiede un chiarimento sull'acquisto degli F-35 garantito alla amministrazione americana. Nubi fosche sull'economia italiana. L'Istat parla di fase di debolezza dei livelli produttivi, mentre Confindustria vede un'Italia in bilico sulla soglia della crescita zero. Molto, avverte il Centro Studi degli Industriali, dipende da cosa si farà sull'IVA. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri assicura che gli scenari dipinti da Confindustria sono già stati fortunatamente esclusi con la disattivazione totale delle clausole di salvaguardia dell'IVA. Al via da oggi e fino al 27 ottobre i lavori del Sinodo sull'Amazzonia. Tra i circa 300 partecipanti ci sono anche 35 donne, mai così tante. La Chiesa eviti nuovi colonialismi, questo l'appello di Papa Francesco, che ha avuto parole dure anche contro chi distrugge il pianeta. La foresta, ha detto, è bruciata dall'avidità. Centinaia gli incendi che questa estate hanno devastato porzioni enormi dell'Amazzonia, un fuoco appiccato da precisi interessi, accusato il pontefice. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.